Sì, io ringrazio Vivi Massafra per darmi questa opportunità di fare qualche considerazione sull'anno scolastico che sta per cominciare. Intanto desidero porgere, perché non era ancora capitata l'occasione di farlo, di porgere i saluti di buon lavoro al sindaco Quarto, alla giunta e a tutta l'amministrazione comunale di Massafra. Con la speranza e con la certezza che i rapporti che personalmente ho sempre avuto con l'amministrazione comunale negli anni precedenti possano essere confermati se non rafforzati. L'anno scolastico che sta iniziando è un anno scolastico intenso, perché quest'anno, in queste settimane, si stanno ultimando le operazioni della cosiddetta chiamata diretta dei docenti. Sono pervenute a questa scuola molte richieste di essere inseriti nel team dei docenti. Le stiamo esaminando, sono in atto dei colloqui con questi docenti. La compagine dei docenti, l'organico dei docenti di questa scuola è praticamente completo. Per cui inizieremo l'anno scolastico con tutti i docenti e nel pieno delle attività. Come sapete, il liceo di Massafra dallo scorso anno si è arricchito anche della sezione del liceo linguistico, pertanto oggi l'offerta formativa di questo liceo è veramente a 360 gradi, avendo sia classi di liceo scientifico, sia classi di liceo delle scienze applicate, del liceo classico, del liceo delle scienze umane, del liceo artistico e del liceo linguistico. Anzi, devo dire che quest'anno le prime del liceo linguistico da una sono passate a due, segno che la nostra idea di inserire anche questo tipo di liceo, di percorso liceale, è risultato vincente e attrattivo per gli studenti di Massafra. Noi dallo scorso anno, cioè da quello che sta per concludersi in questi giorni, abbiamo approvato anche una sperimentazione della cosiddetta settimana corta, cioè di fare lezione sino al venerdì e di consentire ai nostri ragazzi di avere quindi il sabato e la domenica, sia per il necessario e dovuto riposo, sia anche perché la giornata del sabato può essere dedicata ad una compensazione di argomenti di studio o di altre attività inerenti la scuola. La settimana corta prevede anche poi comunque una serie di incontri pomeridiani, durante i quali i docenti recuperano i minuti che non utilizzano nella settimana dal lunedì al venerdì, ma che consentono proprio agli stessi docenti di avviare una serie di attività di recupero o di potenziamento delle varie discipline e di argomenti in particolare. Non avremo sicuramente nessun tipo di problema, sia perché, come ho sempre ripetuto in questi anni, essere preside in un liceo dotato di tutti i docenti bravi e preparati è veramente per me una fortuna. Ma in questo momento credo di poter dire che il gruppo dei docenti del De Ruggeri sta oramai raggiungendo una serie di risultati di prestigio ed importanti. Per esempio, siamo tra le scuole segnalate, non è stata ancora fatta la scelta, tra le scuole segnalate per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro dell'Istruzione. Questa giornata sarà il 19 settembre e si svolgerà a Sondrio. Abbiamo ricevuto un preavviso. Non so se saremo poi scelti, ma è comunque un segno che sia l'Ufficio Scolastico Regionale sia il Ministero hanno voluto dare alla nostra scuola per l'impegno, per le attività che si svolgono.
Certo comincia ad esserci problema di spazi perché questa sede centrale ovviamente non può contenere gli oltre 830 studenti, per cui ci avvaliamo anche della sede succursale di Via Carducci, il plesso che abbiamo dedicato alla memoria del preside Convertino. Una scuola che comunque è nella nostra massima attenzione, sono state fatte opere di recupero e di abbellimento con il progetto Scuole Belle, cercheremo di aumentare proprio la migliore ricettività anche di quell'edificio, rassicuro tutti i genitori che sia nella sede centrale sia nella sede succursale. I loro figli, i nostri alunni, saranno tutti bene accolti e si troveranno bene. Auguro a tutti, genitori, famiglie, docenti e personale ATA, un buon anno scolastico.